Rieccoci cari amici in diretta dalla Chiesa del Purgatorio, dove sta per entrare in questo momento la processione della Madre Pietà dei Massari. Ecco, vedete tutti i figuranti che stanno facendo il proprio ingresso in chiesa, e seguirà ovviamente l'entrata del Fercolo, la Madre Pietà dei Massari, e a minuti dovrebbe già essere in piazza. Ecco. Mi sposto, vado in piazza, vediamo. Ecco, vi faccio vedere cari amici la piazza gremita. Ecco, è la Madonna che sta per fare il suo ingresso nella piazza del Purgatorio, da dove entrerà in chiesa. Massimiliano, questa che è in marcia, vediamo se qualcuno ci dà questa informazione, magari se si trova qui nelle nostre zone Emanuele Barbara ci potrebbe dare questa informazione. È possibile una lacrima sul mare? Sì, una lacrima sul mare credo sia la marcia del maestro Gregorio Grimaudo, suonata appunto dal corpo bandistico città di Paceco, ma per avere una certezza sulla marcia, che ci sembra abbastanza nuova, vediamo se possiamo trovare, ricevere qualche informazione più dettagliata. Molto probabilmente la marcia di Claudio Maltese, invece del maestro Claudio Maltese, e potrebbe essere proprio Madre Pietà. È possibile. Allora, vediamo di... Ecco, come anticipato nella diretta precedente, siamo di nuovo qui a raccontarvi attraverso le immagini l'entrata di un'altra Madre Pietà, la Madre Pietà dei Massari, icona uscita ieri da questa chiesa alle ore 16, sta facendo il suo rientro in chiesa. Anche questo momento molto sentito. Le due processioni, quella della Madre Pietà del Popolo con questa dei Massari, sono delle processioni molto simili, anche le icone sono molto simili. Questa dei Massari ha uno stile neoclassico, mentre quella che abbiamo visto oggi, poco fa, entrare in questa chiesa è in stile barocco. Ecco, vedete che la Madonna ha già raggiunto la piazza. Volevo farvi vedere un attimino anche gli stendardi che ondeggiano, ecco, al suono cadenzato delle marce, vedete? Mentre i portatori imprimono alla Madonna questo movimento ondulatorio,
che qui a Trapani, ripeto, siamo soliti chiamare annacata. Intanto siamo riusciti a capire di quale marcia si tratta, ecco, è una marcia di Claudio Maltese, ma non è Maria Pietà come abbiamo detto poco fa, ma è Apacicota. E ecco, rimoduliamo ciò che è stato detto precedentemente, è una marcia del maestro Claudio Maltese che dirige appunto il corpo bandistico Città di Paceco, e la marcia è, prende il titolo di A Pacecota. Questo tratto che è inequivocabile, assolutamente adesso siamo certi che sia la Pacecota. Ecco, mi sposto un attimino, Massimiliano, andiamo. Rimani qui. Ecco, dei petali di fiori volano dal balcone del palazzo di fronte alla Madonna. Ecco, vedete il passo dei portatori. Standardi, vedete? Adesso abbiamo una visione insieme. Grazie Gaspare. Un caro saluto. Caro saluto Luis. Vedete quanta emozione traspare nei volti anche di queste ragazze che portano lo stendardo al lutto. Ricordiamo che è un momento di grande emozione e di grande commozione. Massimiliano, ho notato molta emozione tra gli elementi, i componenti della processione. Sono ragazze molto giovani che riescono ad emozionarsi, questo è molto bello. Sì, sono ragazze giovani, le vediamo qua molto commosse, molto prese dal momento. Ecco, a differenza della Maria Pietà del Popolo, queste sono ragazze un po' più grandi. Loro avevano, nella Maria Pietà del Popolo ci abbiamo potuto vedere dei ragazzini ancora in erba, molto piccolini. Io volevo dire invece che questo qua è un momento particolare della Settimana Santa. Sta per concludersi la processione della Maria Pietà dei Massari e chiude il cerchio al Mercoledì Santo. Se da un lato si dà ormai, come dire, apertura ai misteri,
e fu sempre qualcosa che già finisce, un capitolo che si chiude, e come dire, questo lascia anche un velo di tristezza in noi che aspettiamo la Settimana Santa per un intero anno. Infatti possiamo dire che la prima parte della Settimana Santa, con l'entrata di questa Madonna, si conclude e si darà spazio da domani alla preparazione per la processione dei misteri che Massimo Turturici sarà venerdì prossimo alle ore 14 da questa chiesa Anime Sante del Purgatorio. Ecco, c'è un momento di pausa in piazza tra i portatori. Fra un pochino ripartirà di nuovo la banda con le marce funebri e la Madonna sarà sollevata sulle spalle dai portatori per fare il suo ingresso qui presso la chiesa Anime Sante del Purgatorio. Luis Fernando Rodriguez ci segue dal Guatemala e ci ricorda che conosce la marcia La Sollevazione di Cristo. Questo è bellissimo, in questo momento ci seguono anche da zone molto molto lontane da noi. Ecco. Non hanno cambiato marcia, mi sembra. Adesso questa marcia, allora, come si intitola? Allora aspettiamo di farcelo dire direttamente da un esperto, se si dovesse trovare. E allora è quella di cui parlavo io prima. Quella di cui parlavo io prima. Recupero la postazione perché fra un pochino assieme alla Madonna entrerà un flusso molto consistente di persone e non vorremmo perdere, come dire, la nostra postazione. Diceva Massimiliano che con l'ingresso di questa Madre Pietà De Massari di stasera si conclude la prima parte della Settimana Santa trapanese. Colgo l'occasione per ringraziare quanti ci stanno seguendo. Ciao Loredana Giacalone. E desidero ringraziare anche quanti hanno commentato e si sono complimentati con noi, Massimiliano, per aver condiviso questi momenti di fede, storia e tradizione a tutto il mondo, possiamo dire. Sì, ci fa piacere, ecco, essere seguiti. Abbiamo provato in questi giorni a dare un servizio un po' a chi è distante da Trapani o a chi magari, pur essendo a Trapani, è impossibilitato a poter venire qui nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. Magari ci riproviamo anche domani a fare un'anteprima sulla preparazione dei misteri. Ecco, domani sarà il Giovedì Santo, una delle giornate anche molto interessanti, pur non essendoci una processione in corso, perché è il cosiddetto sabato del villaggio, è il momento di preparazione, l'attesa di quello che poi sarà la maestosità della festa del Venerdì Santo. Sì, domani il grande giorno di preparazione, Giovedì Santo, la chiesa del Purgatorio, lo abbiamo detto a più riprese, è diventata nel frattempo un cantiere dove domani in particolare si allestiranno le varie dei misteri.
Nel frattempo noi recuperiamo anche la nostra postazione per il problema che vi dicevo poc'anzi, e adesso assieme alla Madonna entrerà una un consistente flusso di persone. Attendiamo di vedere le aste posteriori del fercolo, segnale che la Madonna sta varcando la soglia delle anime sante del purgatorio. Ecco, anche questa Madonna oggi ha visto dopo un anno intero la luce del sole. Sì, ha visto la luce del sole e sta per rientrare anche qui. Ancora una volta sentiamo forte la commozione che abbiamo sentito anche ieri al momento dell'uscita. È una commozione palpabile, con l'emozione che riescono a trasmettere questi simulacri. È un messaggio di fede, è un messaggio di speranza. Parlavamo oggi di fede popolare, ecco, è una fede, c'è proprio una volere affidarsi alla Madonna, la città di Trapani che si affida, che ripone a lei le proprie speranze, i propri dolori, le proprie sofferenze affinché vengano attenuate e appagate dalla Madonna. Sì, ci saluta Antonio Renzi che ci segue dall'Umbria, ci fa molto piacere che oltre ai trapanesi che sono impossibilitati a essere qui stasera, ecco, ci seguono anche persone dal resto d'Italia e anche dal resto del mondo. Madonna sta per salire la pedana e varcare la soglia della chiesa. Ecco, ecco, la vediamo. Vediamo il fercolo che sta per entrare. Ecco, cari amici, sono momenti di grande commozione, vi assicuro che viverli da vicino, a contatto con tutte queste persone che si stringono l'uno all'altro, si abbracciano in un abbraccio fraterno. E le posteriori sono già in chiesa, ma proprio in questo momento anche la cornice neoclassica che avvolge la Madonna dei Massari è anche sta dentro. Solo le aste anteriori sono fuori, ma al momento saranno anche loro dentro e la Madonna entra in chiesa alle anime sante del purgatorio e conclude così ancora l'edizione 2019. Eccola, la Madonna è già dentro. Ecco, mi avvicino per mostrarvi la fatica, il sudore di questi uomini di fede. Vi invito a venire a Trapani per conoscere più da vicino i riti della Settimana Santa trapanese, famosa nel mondo. La Madonna è dentro, ecco, ha fatto il proprio ingresso.
pare come i massai, a differenza dei fruttivendoli, hanno adottato una tecnica diversa. Ecco, la maternità del popolo abbiamo visto un paio d'ore fa, ha fatto tante volte è uscita e entrata dalla chiesa, mentre i massari sono rimasti tanto fuori in piazzetta, ma nel momento in cui hanno deciso di entrare sono entrati direttamente. Ecco, due tecniche diverse che comunque, come dire, ripongono la stessa fede. Sì, sì. Ecco, sembra che la marcia sia finita, il suono della ciaccola finisce il rito. Ecco, vedete l'emozione nel volto dei consoli, l'emozione nel volto di chi ha avuto il privilegio di entrare la vara della Madre Pietà dei Massari. Sono momenti di grande commozione. Io in diretta Facebook braccio Salvatore Lombardo, in diretta Facebook. Ecco, allora si rimane senza parole, si rimane senza parole. Momenti di grande fede. Ecco, cari amici, io chiudo qui sperando di avervi fatto cosa gradita questa diretta. Lascio spazio alle emozioni, lascio spazio agli abbracci, ai pianti liberatori che in questi momenti fanno da padrone. Ecco, domani Giovedì Santo inizia la preparazione dei misteri, il vero giorno, la grande vigilia. Ecco, Massimiliano, diamo appuntamento ai nostri amici domani. Sì. Per raccontare un po' della preparazione dei sacri gruppi dei misteri. Sì, lo dicevamo poco fa, domani è il sabato del villaggio, il giorno dell'anteprima, il giorno in cui fervono i preparativi, ci saranno i consoli che monteranno l'argento nelle singole vare, ci saranno i ferrai che cominceranno a collocare i fiori e cominceremo a capire quest'anno che tendenza avremo anche negli addobbi. Per cui appuntamento a domani pomeriggio, sì, direi. Sì, appuntamento a domani pomeriggio, cari amici, e chiudiamo qui la trasmissione, il collegamento con questo momento di grande commozione. A domani e seguiteci sempre numerosi. Ciao a tutti e buonanotte.